gruppo Basic Net è titolare dei marchi Kappa, Robe di Kappa e Jesus Jeans, tramite i quali opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero. Il gruppo fa capo alla Basic Net S.p.A. con sede a Torino, quotata alla borsa italiana. L'attività del gruppo consiste nello sviluppare il valore dei marchi di proprietà e nel diffondere i prodotti a essi collegati attraverso una rete globale di aziende licenziatarie e indipendenti. Questa rete di aziende viene definita network. Da qui il nome Basic Net. Attualmente Basic Net può contare su 38 società licenziatarie, di cui una controllata direttamente, che coprono 83 mercati nel mondo. L'obiettivo del gruppo è diventare un operatore leader a livello mondiale nel settore dell'abbigliamento informale e sportivo. Il gruppo Basic Net nasce nel 1994, quando la Football Sport Merchandise di Marco Boglione rileva dal fallimento il Maglificio Calzificio Torinese, fondato nel 1916, proprietario di numerosi marchi di abbigliamento, fra i quali Kappa, Robe di Kappa e Jesus Jeans. Il progetto di Boglione consiste in una ridefinizione dell'assetto societario per creare un nuovo soggetto economico idoneo a ridare valore e commercializzare i marchi di proprietà. Con l'introduzione di un nuovo modello di business, avviene quindi la transizione dalla forma tradizionale di azienda di abbigliamento a un modello di impresa a rete, presupposto necessario per consentire la strategia di internazionalizzazione sul mercato globale. L'azienda supera la crisi e avvia un programma quinquennale di rilancio. Il 17 novembre 1999, la holding capogruppo Basic Net è quotata alla Borsa Valori di Milano. I punti di forza del gruppo coincidono con le scelte strategiche intraprese e perseguite sin dal momento dell'acquisizione del Maglificio Calzificio Torinese e che si riferiscono a posizionamento dei marchi, business system, web integration. Posizionamento dei marchi. I marchi del gruppo Basic Net si posizionano nel settore dell'abbigliamento informale, mercato in forte crescita sin dalla fine degli anni 60 e che si ritiene sia destinato ad avere uno sviluppo progressivo in considerazione della liberalizzazione del costume a livello globale. All'interno del settore abbigliamento informale sono stati identificati tre distinti posizionamenti: maschile, unisex, femminile, ove in linea generale al maschile è attribuita una connotazione di prodotto sportivo per il tempo libero, a quello unisex una connotazione di prodotto sportivo funzionale e a quello femminile una connotazione di prodotto moda. Attualmente i prodotti Robe di Kappa coprono il segmento tempo libero, all'interno del quale si posizionano fra gli altri Polo Sport, Tommy Hilfiger e Nautica, e i prodotti Kappa il segmento funzionale sport attivo, nel quale rientrano Nike, Adidas e Reebok. Il management intende completare la copertura del segmento unisex jeans and casual con il lancio di prodotti a marchio Jesus ed entrare nel segmento moda a posizionamento femminile con il marchio Jesus Jeans. Il business system. Il gruppo Basic Net ha impostato il proprio sviluppo su un modello di impresa a rete, identificando nel licenziatario il partner ideale per la diffusione e la distribuzione dei propri prodotti nel mondo e scegliendo di porsi nei confronti di quest'ultimo non come fornitore del prodotto in sé, ma come fornitore di un insieme integrato di servizi, o meglio di un'opportunità di business. Innovativo, flessibile, modulare, il business system di Basic Net ha consentito al gruppo di crescere rapidamente, pur mantenendo una struttura agile e leggera. Una grande azienda fatta di tante piccole aziende collegate fra loro da un'unica piattaforma informatica completamente integrata al network tramite internet e studiata per la condivisione in tempo reale e per la massima fruizione delle informazioni. Il business system inoltre è stato concepito e strutturato in modo da consentire lo sviluppo sia per linee interne, nuovi licenziatari o società, sia per linee esterne, nuovi marchi sviluppati o acquisiti, nuove linee di business. Il funzionamento del business system è molto semplice.
Alla capogruppo BasicNet fanno capo le attività strategiche. Ricerca e sviluppo prodotto. Global marketing. Sviluppo e coordinamento del network dei licenziatari. Finanza strategica. Information technology. Creazione di sistemi software per consentire la gestione online di tutti i processi della catena dell'offerta. Direttamente collegati con la BasicNet vi sono i sourcing centers che hanno il compito di individuare e coordinare le fabbriche cui affidare la realizzazione dei prodotti. Ai licenziatari, definiti su base territoriale, è affidata la distribuzione dei prodotti ai dettaglianti, nonché l'attività di marketing su base locale, secondo le linee guida del gruppo. Per l'approvvigionamento dei prodotti finiti, i licenziatari sono liberi di decidere se appoggiarsi ai sourcing centers o rivolgersi ad altri fornitori al di fuori del circuito di sourcing, utilizzando le specifiche di produzione che BasicNet mette loro a disposizione. Il gruppo è presente nella vendita diretta al pubblico con tre modelli di negozio. Lo spaccio, tipico outlet aziendale, il gigastore e il negozio monomarca Robe di K. Tutti e tre i format sono stati sviluppati con l'obiettivo di poterli replicare, naturalmente in numero e condizioni di mercato diverse. Web integration. La piattaforma informatica costituisce uno dei principali investimenti strategici del gruppo, al quale è dedicata la massima attenzione sia in termini di risorse umane, sia di centralità nello sviluppo del business system. Tale piattaforma è stata concepita e sviluppata in un'ottica completamente integrata al web, interpretato dal gruppo come lo strumento ideale di comunicazione fra gli elementi che costituiscono il network. Il Dipartimento di Information Technology si occupa dunque di progettare e implementare sistemi di raccolta e trasmissione dati, sfruttando le opportunità date dalle reti internet per collegare le società del network BasicNet tra loro e con l'esterno. In quest'ottica, lo schema di business è stato disegnato in base a cosiddetti e-process, e cioè in divisioni .com che eseguono ognuna un tassello del processo produttivo e lo propongono alle altre divisioni utilizzando per l'interscambio e la negoziazione esclusivamente le transazioni online. BasicTrademark.com è il contenitore dei marchi, la materia prima, che viene presa in carico dalla BasicSamples.com, e cioè i designer che sviluppano i campionari, creando la business opportunity per i licenziatari, i BasicCountry.com. I licenziatari comprano liberamente la parte di campionario sulla quale intendono lavorare per la loro campagna vendita. I campionari vengono prodotti e consegnati. Nel frattempo la BasicForecast.com inizia a elaborare le previsioni direttamente con le reti vendita che hanno acquistato i campionari. BasicSpecs.com, in base ai prodotti effettivamente comprati dai licenziatari e alle previsioni di volume, completa le specifiche tecniche necessarie alla fase produttiva. Le specifiche tecniche e le quantità costituiscono gli elementi fondamentali per poter assegnare, attraverso un'altra divisione aziendale, denominata BasicBiddings.com, la produzione e le trading company collegate al gruppo. I licenziatari sono quindi pronti a passare i loro ordini attraverso la BasicFactory.com, che ne gestirà collettivamente l'avanzamento, il controllo della qualità e gli aspetti amministrativi direttamente con le trading company. La sfida è utilizzare le tecnologie legate a internet per fare business, non solo per comunicare con i clienti, ma anche con i propri partner commerciali, per gestire il magazzino, per scambiare informazioni all'interno dell'azienda. Dopo il 1999, anno della quotazione in borsa, e il biennio 2001-2002, caratterizzato da un eccezionale recupero della situazione finanziaria, il gruppo è attualmente impegnato nello sviluppo delle due seguenti aree. Integrazione del livello retail al sistema BasicNet. Espansione territoriale. Integrazione del livello retail al sistema BasicNet. Nell'ambito della vendita al dettaglio, il gruppo sta dando particolare impulso allo sviluppo dei tre concept store BasicNet. Lo spaccio è un factory outlet realizzato in aree non tipicamente commerciali, a posizionamento prezzo-convenienza e con la caratteristica di proporre un vasto assortimento di stock. Il Gigastore, grande boutique dei marchi BasicNet.
Con una metratura compresa tra i 400 e i 1200 metri quadri e localizzazione ideale negli outlet center, propone tutto l'assortimento di sport, jeans and casual. RDK, negozio monomarca che trova l'ideale collocazione nei centri storici e commerciali delle città. Gestito in franchising, propone una gamma di abbigliamento classico sportivo per adulti. I monomarca RDK si distinguono per il particolare interior design, ma soprattutto per la gestione innovativa e totalmente online di tutte le attività del negozio. Attualmente sono tre i punti vendita in Italia: Portofino, Aosta e Porto Recanati. Entro la fine del 2003, il gruppo prevede l'apertura di altri 10 punti vendita tra Italia ed Europa, a completamento della fase sperimentale. Espansione territoriale. Oltre a rafforzare i mercati europei, il gruppo punta ora su due grandi aree di sviluppo: il Nord America e l'area asiatica, dove i due accordi più recenti sono rappresentati rispettivamente dal nuovo licenziatario K-USA LLC, che opera sul mercato statunitense, e dal contratto di licenza stipulato nel 2002 con il gruppo Li Ning, attualmente il più grande gruppo di produzione e distribuzione di abbigliamento sportivo in Cina. In virtù dell'accordo di licenza, nel corso del primo anno sono già stati aperti 119 negozi a marchio K nelle principali città cinesi. In pochi anni BasicNet ha saputo rilanciare i marchi che hanno fatto la storia dell'abbigliamento informale e sportivo in Italia. Ed è andata oltre. Puntando tutto sulle nuove tecnologie, è riuscita a creare un'azienda completamente integrata alla rete, veloce, ridotta nelle dimensioni, ma virtualmente presente ovunque, pronta ad affrontare il futuro.